Ciao bellissimi, bentornati. Oggi non facciamo un'escursione, ma c'è comunque un video inerente ai viaggi, perché ho fatto degli acquisti. Dovete sapere che nell'ultimo grande viaggio in bicicletta che ho fatto, mi sono accorto di aver avuto delle lacune nell'equipaggiamento, c'erano delle cose che mi mancavano e che erano abbastanza essenziali. Quindi mi sono organizzato, li ho acquistati e adesso li apriamo insieme. Eccoci! Allora, innanzitutto vi dico che vi lascerò il link ai tre articoli nella descrizione. Sono i link che portano ad Amazon, ovviamente, perché io faccio acquisti lì, però voi potete anche usarli semplicemente per leggere i requisiti tecnici dei tre articoli che vi mostro. Nel primo pacchetto troviamo un materassino gonfiabile, marca Thermarest, 4 stagioni, autogonfiante. Credetemi che prima dell'ultimo viaggio non ho mai capito quanto fosse fondamentale avere un materassino di ottima qualità, e in particolare per tre motivi. Il primo, assolutamente non deve perdere aria neanche dopo tanti giorni di utilizzo. Mi è successo purtroppo proprio durante l'ultimo viaggio e durante la notte mi dovevo svegliare ogni 2-3 ore per rigonfiarlo, perché i muscoli doloranti finivano col toccare il terreno rigido e mi facevano male, mi svegliavano, e questo non mi permetteva di riposare adeguatamente. Il secondo motivo è l'isolamento termico. Questo materassino in particolare è un 4 stagioni, quindi deve avere un ottimo isolamento perché ci isola dal terreno e ci permette di ridurre il freddo che risale dal terreno anche in autunno inoltrato o in inverno. Il terzo motivo è quello un po' più pratico, e direi anche quello un po' più superficiale, meno importante, e cioè il fatto che si sgonfi velocemente. Dovete sapere, durante il mio ultimo viaggio la cosa che più mi annoiava era al mattino quando mi svegliavo e spendevo più di 20-25 minuti a smontare la tenda, almeno 15 dei quali per sgonfiare il materassino, perché ovviamente per occupare meno volume nello zaino deve essere schiacciato bene e compresso all'interno del suo sacchetto. E devo dire che con questo sono già estremamente soddisfatto, perché senza ancora averlo provato e conoscere la tecnica giusta l'ho sgonfiato in meno di un minuto. Nel secondo pacchettino abbiamo un bellissimo pannello solare della All Powers da 60 watt. E per quelli che mi conoscono sapete che ho già utilizzato in precedenza un piccolo pannello solare durante i miei viaggi, ma per l'appunto era piccolo e non bastava a soddisfare il mio fabbisogno energetico, dato che utilizzo diversi dispositivi. Quindi ho deciso di evolvermi. In precedenza in realtà avevo puntato a un pannello flessibile, quindi un pannello unico da addirittura 100 watt da applicare in qualche modo a una superficie che fosse abbastanza ferma. Però il problema dei pannelli flessibili, che vengono utilizzati molto ad esempio sui camper o nelle barche a vela, è che non c'è effettivamente un attacco USB e il voltaggio non è quello desiderato per ricaricare ad esempio uno smartphone. Quindi avrei dovuto acquistare anche un inverter, avrei dovuto muovere più peso e non sarebbe stato ideale. Invece questo ha l'uscita USB, ha una potenza notevole di 60 watt e si può richiudere in maniera molto molto comoda e riporre nello zaino. Quindi vi dirò come funziona, ma sono già contento. E infine abbiamo il terzo pacco, che è ultimo ma non per importanza. Qui abbiamo un carrello per la bicicletta. Vi dirò, non ne ho mai visto uno in Italia. Li ho scoperti in Austria e in Germania, è da lì che ho preso ispirazione. E devo dire che sarà un'enorme innovazione per il mio modo di viaggiare, perché come sapete ho sempre viaggiato con lo zaino sulle spalle. Però avere la possibilità di spostare il peso su un carrellino, quindi una cosa esterna che non devo tenere fisicamente addosso, mi sembra già una liberazione. Considerate che dopo 10-15 giorni in viaggio, anche in bicicletta con uno zaino che pesa 10-15 kg sulle spalle, le spalle non tanto, ma il sedere premuto sul sellino fa malissimo, e questo ovviamente rallenta tanto il viaggio e rende anche molto più stanchi, quindi anche la qualità del viaggio cambia.
sinceramente non vedo l'ora di provarlo. In particolare ho cercato molto, soprattutto con le recensioni, il carrellino adatto, e questo mi sembra ottimo perché, primo, è molto capiente, permette di tenere all'interno 60 kg, quindi ha un'ottima resistenza, e soprattutto la cosa che più mi premeva è impermeabile, ha la copertura impermeabile. Devo ammettere che il montaggio del carrello è stato più complicato del previsto. Non tanto perché sia complicato in sé, quanto perché le istruzioni non si capiscono. Quindi è molto più semplice montarlo a istinto e a ragionamento che non seguendo il manuale. In ogni caso, questi sono i tre pezzi di equipaggiamento che mi mancavano assolutamente. Come vedete, non sono cose indispensabili per un viaggio, però sono indispensabili per il tipo di viaggio che faccio io. Spero di avervi dato delle dritte interessanti, di avervi mostrato tre prodotti ottimi. Tra l'altro vedrete anche quanto bene funzionano nei miei prossimi viaggi se continuerete a seguirmi, quindi se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Vi ringrazio per aver guardato il video fino adesso e vi saluto, ci vediamo molto presto. Ciao belli!